Prima che cominci il video vi ricordo di partecipare al contest con in palio 100 milioni, trovate il link alla guida su come partecipare nella descrizione, quindi passateci assolutamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove, come avete detto dal titolo, andremo a vendere la merce, quindi un bel vendo tutto. Non siamo carichi al massimo ragazzi, ma diciamo un quasi. Intanto qui le scorte sono arrivate al bunker. Premetto che non ho mai fatto una vendita in vita mia, comunque mi sembra una cosa interessante da portare. Ragazzi, attualmente ho 20 milioni, ho 1 milione qui libero, insomma, che posso guadagnare. Quindi c'è Tony subito che ci chiama. Ed ecco qua, ragazzi, il mio Mule Custom modificato. Ovviamente il logo crew. Intanto aspettiamo il mio iscritto, che non so dove è andato, onestamente. Un bel saluto a Onda Rossa che mi sta aiutando. Ok, partiamo. Dovrei anche avere il missile. Ci sta già qualcuno che ci sta sparando? Ah no, è lui probabilmente, perché questo qui ha il lanciagranate. Ah, sì, infatti stavo dando il lanciagranate, come vedete. Ok, adesso dovrebbe essere partito il segnale globale, quindi sicuro tipo questo arriva a rompere le scatole. Ok, intanto procede tutto quanto abbastanza bene, tranne per quel Welt Gamer che ci sta seguendo. Comunque adesso siamo in autostrada, dovremmo essere protetti. Intanto meno male che quel Welt Gamer non sa guidare, quindi mi sembra un bel nabbone. Madonna, sto Welt Gamer ci sta seguendo, è sempre più vicino, però non so dov'è il punto di raccolta. Quindi perfetto, carico consegnato. Welt Gamer si attacca. Probabilmente, esatto. Infatti, carico consegnato, ragazzi, è andato abbastanza tranquillo. Cioè, non... Vediamo adesso come funziona con il milione. Ci dovrebbe dare tipo 850 mila dollari. Poi abbiamo anche le scorte del bunker. No, non del bunker. Abbiamo le scorte delle robe del CEO da vendere. Ah, più 964 mila dollari, così completamente a caso, anche se non erano 964 mila. Allora ragazzi, dopodiché ho cambiato anche sessione, così insomma abbiamo trovato anche più gente, sono già entrati alcuni iscritti, quindi ho l'organizzazione al completo. Io direi di andare a vendere qualcosa. Questo qua è il primo dei due magazzini che ho, è diciamo non è pieno del tutto. E vendiamo ragazzi, attualmente vale 800 mila anche questo, quindi andiamo a vendere. Ok, tre veicoli delle consegne, perfetto, anche in questo caso non ho mai fatto una consegna in vita mia, quindi vediamo che succede. Intanto qui non succede niente, ho premuto continua, vendi, va bene, non me lo fa fare, proviamo a rifare. Ah no, ecco, è partito. Ok, eccoci qua. Alright, sale time. Va bene, sì, l'assistente mi ha detto qualcosa di cui non mi interessa. Ok, mi hanno spostato la merce. Qui abbiamo la nostra Trax moddata. Abbiamo anche altri iscritti con l'MK2 che spero non facciano appunto i bastardi. Intanto qua facciamo salire qualcuno se vuole salire. Abbiamo l'Oro84 Pro e Dalu Thomas, che mi sa che non vogliono salire, quindi andiamo da soli, ragazzi, perché la strada per l'aeroporto non è neanche tanto lunga, perché poi abbiamo anche un'altra consegna da fare. Comunque sì, questa Trax adorata la uso sempre perché insomma è la mia preferita, cioè moddata è una cosa pazzesca. Ok, sì, è un bellissimo Titan, quindi ci saliamo sopra e abbiamo anche la copertura di non una ma ben due MK2, quindi direi ragazzi non abbiamo problemi a riguardo, perché ci sono 10 consegne da fare. Ok, sganciamo il primo pacco, quindi direi premiamo freccia destra come richiesto. Ok, il primo pacchetto sganciato a posto, il mio Titan ha iniziato a fumare così a cazzo perché non so, nessuno mi sta sparando. Ripeto, fatemi sapere nei commenti se appunto si possono utilizzare altri veicoli anche acquistandoli, tanto i soldi non è che sono un problema, almeno per me. Ok, anche il terzo carico consegnato. Ok, quarto carico rilasciato sopra la scritta Vinewood. Intanto la sessione si sta popolando di iscritti, almeno fino a qualche secondo fa, insomma, sulla mappa me li fa vedere un sacco, evidentemente non escono tra i giocatori. Comunque un saluto a tutti quanti quelli che mi stanno aiutando, ragazzi. Grande Lottimods 17, probabilmente qualcuno che mi segue, però non ha fatto in tempo a mandarmi la richiesta perché adesso attualmente le ho piene. Quindi un saluto anche a lui che mi ha mandato GG. Ok, quinta fatta, andiamo a fare la sesta. Le sto facendo ovviamente in ordine, ragazzi, di vicinanza. Perfetto, settima consegnata, ottava, nona. E adesso facciamo anche l'ultima sopra le paleoliche senza morire, a posto. Quindi vediamo adesso cosa c'è da fare. Ah, proprio così, 998 mila dollari, consegnato il carico. Veramente easy, ragazzi, io già che ci siamo, andiamo direttamente dove ho l'altro magazzino che si trova qui. Poi ragazzi, altro mini magazzino qui che non mi ricordavo di avere. Anzi, me lo ricordavo più grosso questo magazzino. Boh, vabbè, comunque vendiamo per 240 mila. Tanto alla fine la merce vendiamo quella più costosa. Ragazzi, come vedete è arrivata altra gente. Mi dovrei mettere offline, sennò poi diventa la sessione solo di GTA TV. Ok, quindi in questo caso abbiamo il camion. Quindi probabilmente, ok, il brigade abbiamo. Quindi probabilmente è gente che ci potrebbe scocciare. Bravo, fammi guidare.
Tanto un saluto anche al Lord 84 Pro che non mi sta facendo salire sul camion. Ok, grazie al Lord che mi ha fatto salire. Noi lo facciamo salire se vuole salire al lato. Ok, Nukeid non vuole salire. Vediamo se l'Optimoz. Ok, l'Optimoz è salito. Nukeid non è voluto salire, è rimasto lì. Sorry, Nukeid. Un attimo, vediamo se mi fa consegnare. Ok, perfetto. E quindi dobbiamo proteggere dobbiamo proteggerci dai nemici, insomma. Tanto qui, ok, Paltrophy è nostro amico. Cioè, raga, cos'è Avenger Infinity War in confronto? Niente. Tutta sta gente qua è a posto. Vediamo se arriva altra gente. Ok, consegna effettuata. 288k proprio easy. Quindi, insomma, è andata abbastanza liscio anche questa consegna per qualche motivo strano. Ok, ragazzi, come vedete, siamo con tanti associati nel magazzino dei veicoli. Ho dei veicoli da vendere così anche per liberarmi spazio. Perché non so onestamente anche quanto valgono questi veicoli. Però sapevo che per ogni veicolo esportato serviva una persona nel magazzino. Quindi, vediamo un po' quanto ci dà. Sono tutte quante di fascia media. Ok, sì, le posso esportare tutto quanto. Quindi ci facciamo 100k proprio così easy esportando queste qui. Quindi andiamo ad esportarle. Allora, ovviamente ci danno offerte di compenso, modifiche di lusso richieste. Quindi queste qui ci facciamo 200k. Quindi io direi di fare rivenditore specializzato. Ok, perfetto. Quindi sono anche già modificate. Ragazzi, tutti quanti i veicoli modificati, il mio è quello meno modificato. E li andiamo a vendere tutti quanti, ragazzi, perché li dobbiamo andare a vendere all'autosalone. Così ci facciamo 200.000 dollari proprio easy. E attualmente, ragazzi, con questa rivendita mi pare 3-4 milioni li abbiamo fatti senza problemi. Ovviamente cerchiamo di non danneggiare le auto come ho appena fatto, perché ho visto che scalano effettivamente i danni, mi sembra anche giusto. Ok, ci apprestiamo verso la villa di Madrazo, il ranch di Madrazo. Ok, giriamo e ci dovremmo essere. No, non andare a sbattere. Ok, una consegna fatta, la seconda anche. E facciamo anche l'ultima. Un saluto a Blasfede, sono un tuo fan. Abbiamo consegnato, vediamo quanti denari ci danno. Vale pagamento 249.000. L'unico che ha fatto danni sono io. Ottimo, 1000 dollari di danno. Comunque, ragazzi, per chi se lo stesse chiedendo, qualche volta faccio qualche recupero scorte e qualche recupero veicoli. Quindi, per questo motivo, sempre i magazzini un po' pieni, diciamo. E quindi, quando le devo vendere, ragazzi, ci faccio un video stile X-Willy. Comunque, un saluto a tutti quanti gli iscritti che sono presenti nella sessione, ragazzi. Se vi piace questo video, lasciate un bel mi piace, proviamo a fare più video a riguardo. Se volete partecipare, ragazzi, entrate nella community perché ho le richieste e la crew è piena. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ringrazio ancora tanto per la visione e noi ci vediamo al prossimo video.